Allora, bentornati. Ho l'onore e il piacere di presentare il nostro invited speaker Antonino Vallesi, che ovviamente si presenterà molto bene con la sua presentazione, ma prima di questo, soltanto per dare qualche elemento, è attualmente professore associato all'Università di Padova, dove ha anche svolto i suoi studi universitari, ha svolto il dottorato alla Sissa di Trieste e poi ha svolto dei periodi all'estero, sia durante il dottorato all'UCL sia come postdoc alla Rothman Research Institute at Baycrest di Toronto. Nonostante la sua giovane età, e guarda che fa dei commenti su questo, è sicuramente un ricercatore, nel senso di fare ricerca interessante e importante, ha avuto dei finanziamenti come l'ERC, Starting Grant e dei premi come, cito soltanto, il Bertelsmann Award della European Society of Cognitive Psychology, dimostrando che la sua attività di ricerca, oltre ad essere il risultato della sua passione e del suo interesse, è anche qualcosa che viene apprezzata in Italia come a livello internazionale. Si è occupato di vari ambiti, diciamo che la sua expertise è in gran parte centrata sulle funzioni esecutive, che già è un ambito piuttosto ampio, e se ne è occupato utilizzando diverse tecniche, dai pazienti, quindi dalla neuropsicologia alle tecniche elettrofisiologiche, a quelle di neuroimaging, e oggi ci racconterà una parte di questa bella e interessante ricerca. Grazie per aver accettato il nostro invito. Prego. Grazie Roberta per le immeritate lusinghe, grazie all'organizzazione per l'invito che ho accettato volentieri, sono onorato appunto di condividere con voi questa storia un po' delle ricerche che abbiamo effettuato nel mio gruppo negli ultimi anni. Allora, vi parlerò di modelli di asimmetrie emisferiche prefrontali e funzionali. In particolare mi focalizzerò su uno dei modelli di asimmetrie emisferiche, che è il Robbia Model di Stas e colleghi. Presenterò una serie di studi empirici con varie modalità di investigazione che vanno dal neuroimaging ai dati neuropsicologici, l'EEG e la psicologia sperimentale, essendo qui all'IP sperimentale. Poi presenterò dei dati su come le asimmetrie emisferiche frontali a riposo possono essere predittive del comportamento in alcune funzioni esecutive. Se c'è tempo, parlerò di alcuni tentativi di applicazioni del modello e infine trarrò le conclusioni. Ecco, la divisione più macroscopica del nostro cervello è, come sappiamo, quella che riguarda i due emisferi cerebrali. Asimmetrie emisferiche funzionali sono state molto ben studiate, diciamo, in vari domini, tra cui il linguaggio, lo spazio, le emozioni, ma molto meno per quanto riguarda le funzioni esecutive. Fattori importanti, diciamo, per le funzioni esecutive possono essere, rispetto alla loro organizzazione appunto anatomo-funzionale, possono essere non solo i processi, quindi esecutivi di per sé, ma anche il dominio. Le funzioni esecutive, giusto per fare una premessa brevissima, sono una serie di processi cognitivi superiori, governati da circuiti frontoparietali in grado di modulare altri processi, controllandoli, attivandoli, inibendoli, per raggiungere uno scopo.
Mentre sto presentando, per esempio, devo cercare di evitare di farmi distrarre da altri processi sullo sfondo, come la percezione di volti abbronzati, e quindi cercare di capire quanta gente è stata al mare più di me quest'estate, e focalizzarmi, nonostante la distrazione di grassi, su quello che vorrei dirvi nel poco tanto tempo che ho. Sì. Fai ripartire la condivisione perché è ferma sulla prima slide. Anche questo è fermo, ok. Abbiamo un po' di problemi tecnici perché mi flickerà un po' anche qui, però... Devo farla partire in modalità... Non in modalità... Beh, adesso però lì va, no? Lì va. Era su Zoom che era fermo sulla prima. Adesso ci siamo? No, prova a fare girare lo slide. A casa sono ferme le slide. Si vede hemispheric asymmetries in executive. C'era un'altra parola. Desktop 1 è quello? Secondo me se fai così, apri il PowerPoint. Fai così. Apri quello, sì. Però no, sì, condividi quello lì. Sì. Però invece di fare modalità presentazione, fai quella alla tutta destra, fa tutto schermo, purtroppo non vedi la slide successiva e la cosa. Sì. Ah no. Scusa? Stanno andando? Ancora non vi va. Ecco, approfitterei. Adesso va? Sì, adesso va. Andiamo. Anche su Zoom? Sì, va anche online. Bene, perfetto. Ok, ho presentato le funzioni esecutive in modo ovviamente sintetico. I fattori che governano appunto le funzioni esecutive e la loro organizzazione nei due emisferi storicamente si possono dividere in due categorie. Il dominio, quindi verbale a sinistra, non verbale o spaziale a destra, ma questo tipo di modelli è poi stato molto controverso e in qualche modo smentito dai dati empirici, o il processo di per sé, ed è questo di cui parlerò dopo. Ecco, un modello classico di asimmetrie emisferiche nelle funzioni esecutive che riguarda la memoria episodica verbale è il modello HERA di Handel Tulting, acronimo dell'espressione inglese che si potrebbe tradurre con asimmetrie emisferiche per codifica e recupero in memoria, secondo cui appunto la codifica di nuove informazioni in memoria avviene per lo più a livello della corteccia prefrontale di sinistra, soprattutto quando c'è uno sforzo organizzativo del materiale verbale da codificare, mentre il ricordo, particolarmente se richiede di valutare attentamente tracce mnestiche deboli, per evitare falsi ricordi, richiede soprattutto la corteccia prefrontale laterale di destra. Vedete che l'evidenza non è clear cut, no? Perché ci sono anche attivazioni opposte rispetto al modello, tuttavia spiega abbastanza bene i dati appunto per la memoria episodica verbale nei giovani, negli anziani la situazione è un po' diversa. Tale modello però è soprattutto valido, come dicevamo, per la memoria episodica con materiale verbale in individui giovani e sani. Un altro modello è invece il modello appunto suggerito da Adam Aron, secondo cui l'inibizione motoria avviene grazie a una triangolazione di tre aree specifiche connesse tra di loro da fasci di sostanza bianca, soprattutto nell'emisfero destro, ecco perché riguarda modelli di asimmetrie, che sono appunto il nucleo subtalamico, la corteccia presupplementare motoria e il giro inferiore frontale destro.
Quindi quest'ultima area, secondo Aaron, ha un ruolo chiave nel controllo inibitorio motorio. Tale modello è quindi stato proposto solo per questo dominio, quello motorio. Un modello più ampio sarebbe ovviamente desiderabile, auspicabile, data la complessità funzionale, la ricchezza di connessioni appunto della corteccia prefrontale. Ecco, un altro modello un po' più completo, come anche ambizione esplicativa, è appunto il modello Robbia di Don Stas e colleghi, che è nato da studi empirici neuropsicologici su pazienti con cerebrolesioni in varie regioni della corteccia prefrontale. Ecco, secondo tale modello, la corteccia dorso e ventrolaterale prefrontale di sinistra si occupa di una famiglia di processi che potremmo definire come criterion setting, scusatemi l'inglese, che consiste nel settare, quindi imparare e poi selezionare in modo flessibile regole, associazioni tra stimoli e risposte, associazioni tra stimoli ed altri stimoli, o tra stimoli e non risposte, come vedremo, e così via. Un processo che avviene maggiormente durante l'apprendimento di un compito oppure quando bisogna flessibilmente switchare da un set di regole a un altro. E come rovescio della medaglia, il processo di criterion setting può anche esprimersi come la capacità di non solo attivare le associazioni, le rappresentazioni rilevanti per il compito, ma anche inibire quelle che in quel momento distraggono rispetto al goal principale. L'altro tipo di processo, appunto chiamato monitoring, è lateralizzato più a destra ed è una famiglia di processi valutativi, di reality check, no? Di esame di realtà, che cerca di comprendere se le regole apprese vengano applicate in modo corretto per ottimizzare il comportamento e quindi anche la capacità di valutare le contingenze, la struttura probabilistica in situazioni incerte, in situazioni con bassa confidence e così via. Ovviamente tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni modelli sono utili, ci sono dei caveat chiari da dover presentare. Si tratta non di un modello tutto nulla, ma di un modello, diciamo così, di tipo statistico a gradiente, no? In cui c'è questo gradiente nell'asse X, destra-sinistra, per cui l'emisfero sinistro si occupa principalmente di un tipo di processo, il destro di un altro, ma ovviamente non ci sono dissociazioni fortissime, probabilmente a causa delle ricche connessioni interemisferiche con altre regioni. Inoltre è un modello semplicistico visto così perché si parla soprattutto di funzioni della corteccia prefrontale, ma sappiamo che il cervello lavora in network coesi, quindi ovviamente quello che diciamo per la corteccia prefrontale va esteso a tutto il network frontoparietale, anche network frontostriatali e così via. Infine, è un modello incompleto in quanto queste due famiglie di processi non rappresentano in modo esaustivo quello che si intende per funzioni esecutive, perché ce ne sono molte altre, pianificazione e così via. Ecco, un'analogia semplificata di cui vi chiedo scusa, è come se ci fosse nella corteccia prefrontale di sinistra un operaio che sta costruendo o riattivando delle strade che vanno un po' ristrutturate, criterion setting, e a destra un anziano pensionato, che in dialetto emiliano è chiamato un marel, no? Che controlla meticolosamente che appunto il capitolato venga rispettato durante l'esecuzione dei lavori. Allora, passiamo subito a un paio di studi sul criterion setting. Il modello che vi presento ha avuto origine appunto dal progetto Robbia sui pazienti con cerebrolesioni, appunto sviluppato da Stas e colleghi a Toronto. Negli anni abbiamo cercato di testarlo e raffinarlo usando varie metodologie, sia con partecipanti sani che con pazienti, con nuovi compiti, e quindi cominciamo appunto dal criterion setting.
Non è chiarissimo se le asimmetrie funzionali, come quelle appunto appena illustrate, possono essere generalizzate a vari contesti di compito e di vari materiali. Quindi una prima domanda che ci siamo posti è appunto cercare di capire se l'attivazione prefrontale a sinistra durante il criterion setting fosse in realtà guidata dal tipo di materiale o tipo di compito solitamente verbale che viene somministrato. Infatti, se facciamo un po' una carrellata di studi che mostrano attivazioni prefrontali sinistre, di solito il minimo comune denominatore appunto sono le richieste verbali. Pensiamo appunto all'encoding, alla codifica in memoria episodica di cui parlavamo prima, il classico STRUP, compiti di fluenza verbale, fonemica e semantica, compiti di random number generation, eccetera. Con questo diciamo relativamente vecchio studio abbiamo fMRI. Abbiamo mostrato che non sempre la lateralizzazione frontale a sinistra dipende dalle richieste verbali del compito. Durante un compito di presa di decisioni visomotoria che richiedeva minimamente processi verbali, i partecipanti dovevano giudicare se dentro questo box c'erano più pixel verdi o arancioni. Inoltre dovevano switchare tra una strategia veloce ed una accurata, e qui viene in gioco il criterion setting, la capacità di settare appunto in questo caso la strategia di risposta con il trade-off che questo comporta, a seconda del cue che veniva fornito all'inizio con un jitter, diciamo così, appropriato per separare la risposta bold al cue rispetto alla risposta bold al bersaglio su cui poi veniva implementato il compito con la strategia motoria scelta. Ecco, saltando direttamente ai risultati fMRI, nel periodo di preparazione post-cue abbiamo trovato che la corteccia dorsolaterale prefrontale di sinistra era reclutata in questa regolazione flessibile delle strategie di risposta accurata, veloce, in particolare quando bisognava cambiare strategia da una strategia veloce e frettolosa, che quindi comportava degli errori, a una strategia più conservativa è lenta e accurata. Questo era anche a livello comportamentale non solo correlato a un basso livello di errori, ma anche, quindi l'attivazione prefrontale sinistra che vedete qui, ma anche a un parametro del diffusion model che è chiamato parametro A, che è un parametro decisionale che riguarda la distanza tra il criterio per dare una risposta corretta e il criterio per dare una risposta errata. Maggiore è questa distanza, più difficile sarà raggiungere un criterio, ma più accurata sarà la risposta. Quindi indica una strategia conservativa, ok? E che favorisce l'accuratezza rispetto alla risposta. Quindi lo studio è stato interessante, salto altri risultati per motivi di tempo. Ovviamente vedete già da voi che è uno studio con una bassa numerosità campionaria, c'erano solo 12 soggetti, nel 2012 era possibile farsi accettare i lavori anche con 12 soggetti, era uno studio che riguardava una tecnica correlazionale come l'fMRI e quindi abbiamo provato a replicarlo con un'altra tecnica causale, appunto lo studio di pazienti con lesioni cerebrali. E qui, per amor di tempo, vi dico che l'abbiamo replicato. Pazienti con tumori prefrontali sinistri avevano difficoltà ad aggiustare questo criterio di risposta esattamente nella condizione in cui i soggetti sani attivavano di più la corteccia prefrontale dorsolaterale di sinistra. Quindi, per riassumere questo parte di studi, selezionare criteri di risposta più restrittivi sembra più lateralizzato a sinistra, e questo ha un coinvolgimento di tipo causale, è un processo di tipo proattivo, infatti si verifica nella fase di cue, prima ancora di dover implementare poi il compito vero e proprio, è un processo fasico, flessibile, infatti l'abbiamo trovato con analisi fMRI evento relati. Sarebbe più elegante avere una manipolazione delle richieste verbali o spaziali del compito entro i soggetti, entro la stessa sessione sperimentale, appunto per capire se sono queste caratteristiche superficiali dei compiti oppure il processo critico implicato a guidare le lateralizzazioni osservate appunto a livello prefrontale.
In questo studio, con Laura Babcock, il criterion setting prende la forma di ragionamento induttivo. Il ragionamento induttivo è un processo grazie al quale riusciamo a scoprire, costruire regole generali basandoci su esemplari specifici, no, che occorrono nell'ambiente di queste regole. Si sa che la corteccia dorsolaterale prefrontale sinistra è implicata nel ragionamento induttivo grazie a vari studi, split brain, neuropsicologia, fMRI, eccetera. Di solito però si utilizzano compiti prettamente verbali. In questo studio volevamo studiare il ragionamento induttivo, che è un altro modo appunto di declinare il criterion setting, sia con compiti verbali che con compiti spaziali, lasciando però gli stimoli, quindi il livello più basso di stimolazione percettiva, invariato. Gli stimoli erano queste lettere random che occupavano posizioni random. Nel compito verbale quello che succedeva era che i soggetti dovevano capire quando dalle lettere random emergevano delle parole, ecco qui un esempio, capire quali parole emergessero e poi definire qual era la categoria semantica di appartenenza di quelle parole. Nell'esempio che state vedendo c'erano dito e spalla, per chi è riuscito ad accorgersene, quindi la categoria semantica in questo breve esempio era parti del corpo. Nella versione spaziale si chiedeva invece di cercare di indovinare a quale forma geometrica appartenesse la sequenza random, poi non più random, di lettere. In questo caso si trattava di appunto una linea retta. Ecco, scusate ma va molto lento il refresh. Ok. E i risultati mostrano che il ragionamento induttivo, ossia la capacità appunto di rilevare regole organizzative tra stimoli ambientali, è lateralizzato a sinistra nella corteccia prefrontale appunto per compiti di ragionamento induttivo verbale semantico e bilateralmente per compiti spaziali. Qui il compito di controllo, diciamo la baseline, era un compito di alto livello perché si trattava di un compito di handback verbale o spaziale, quindi quello che vedete qui è al netto delle richieste di memoria di lavoro. Un'analisi di congiunzione mostra che l'area, diciamo, che si occupa di ragionamento induttivo indipendentemente dal dominio si trova appunto lateralizzata a sinistra nella corteccia prefrontale dorso ventrolaterale di sinistra. Risultati qualitativamente molto simili, dal punto di vista almeno della lateralizzazione, si ottengono con compiti di task switching, anche in questo caso di natura verbale o spaziale. Se il compito di task switching è di natura verbale, si attivano aree frontoparietali sinistre, se è di natura spaziale a livello frontale si attivano aree bilateralmente. L'analisi di congiunzione mostra una regione prefrontale sinistra e anche parietale sinistra comune a questi due tipi di compito. Ovviamente abbiamo anche fatto analisi di lateralizzazione in cui a un voxel veniva sottratto il voxel omologo dell'altro emisfero, confermando lateralizzazioni anche guidate dal dominio, che erano diverse da quelle che vedete qui, che sono appunto guidate dal processo. Adesso diciamo qualche parola sul monitoring. Un tipico paradigma utilizzato per studiare appunto il monitoring, anche nel modello Robbia di Stas, affascinante nella sua semplicità ma molto robusto, è quello appunto del for period, con cui si studia la preparazione temporale implicita. Cioè si chiede ai partecipanti semplicemente di preparare una risposta a un target a partire da uno stimolo di avvertimento neutro. Il fattore critico è il tempo che intercorre tra il warning, quindi l'avvertimento, e il target. Il modo di manipolarlo ha effetti drammatici poi sul comportamento ottenuto. Nel caso si tratti di manipolazione variabile, quindi da una prova all'altra, for period brevi, for period lunghi, in modo random, quello che si osserva è che i tempi di risposta diminuiscono all'aumentare del for period.
Questo non può essere semplicemente spiegato con il fatto che il soggetto ha più tempo a disposizione per preparare la risposta, perché quando la manipolazione avviene a blocchi, quindi breve, 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 lungo, 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 si ha, come vedete, l'effetto opposto, quindi si è più lenti per forpini lunghi. Un modo che abbiamo per spiegare questo tipo di risultati è che c'è un processo di monitoraggio che in modo continuo cerca di appunto controllare la probabilità condizionale che uno stimolo compaia quando non è comparso in un tempo di attesa più breve, e quindi ottimizzare il comportamento man mano che la probabilità di comparsa aumenta nel tempo. Questo tipo di processo abbiamo mostrato sia noi che altri gruppi con evidenze multimodali che includono risultati con pazienti con cerebrolesioni, TMS su sani, studi fMRI. Ecco, questo tipo di processo sembra richiedere il reclutamento della corteccia prefrontale laterale di destra, la cui attivazione correla con l'effetto forpiret variabile in fMRI e la cui lesione lo annulla. Quindi controllare l'aumentata probabilità condizionale dell'occorrenza di un target in funzione del passaggio del tempo per ottimizzare il comportamento sempre essere lateralizzato a destra. Si tratta di un processo più tonico e continuo rispetto al processo di criterion setting. La capacità di monitorare stimoli o eventi salienti è cruciale nelle attività di tutti i giorni. Pensate ad esempio al lavoro degli addetti alla sicurezza negli aeroporti, che devono continuamente ispezionare, no, oggetti e individui per identificare bersagli critici e assicurare che masse di individui molto grandi si muovano in sicurezza. In questo studio effettuato con Vincenzo Tarantino e altri colleghi, abbiamo accoppiato l'fMRI a blocchi e i potenziali eventi relati per cercare di caratterizzare appunto il monitoring di eventi critici. Al solito abbiamo utilizzato due tipi di materiali diversi, uno più lateralizzato, diciamo a sinistra, si tratta di utensili, come studi di Rizzolatti, Fadiga e tanti altri hanno mostrato, l'altro più lateralizzato a destra, quindi facce, come mostrato per esempio da Rossion, eccetera. La percezione di questi due tipi di stimoli è lateralizzata da un lato all'altro. Quindi ci chiedevamo, utilizzando questo tipo di stimoli in compiti di monitoring, se il monitoring basato su eventi sia lateralizzato a destra e poi se la lateralizzazione dipende non solo dal processo ma anche dallo specifico materiale che deve essere monitorato, facce o utensili. Ecco qui c'era un compito ongoing nei blocchi di controllo, quindi un compito non monitoring, in cui per esempio nei blocchi delle facce si chiedeva di decidere se il genere era maschile o femminile, nei blocchi degli utensili il compito ongoing era di decidere se l'utensile fosse manipolabile con una mano oppure con due mani. Nei blocchi sperimentali di monitoring si richiedeva poi, oltre a questo compito ongoing, di rilevare, diciamo così, se fossero presenti delle facce particolari, per esempio di soggetti che apparivano cinesi oppure di persone che apparivano più anziane di 50 anni, nel compito degli utensili, se si trattasse di un utensile da cucina oppure se si trattasse di un utensile da officina, e il numero appunto di target variava da un blocco all'altro. Le modulazioni in ampiezza, ovviamente i compiti di monitoring erano più difficili rispetto a quelli di non monitoring, e le modulazioni in ampiezza dei potenziali evocato dall'onset di ogni evento marcavano il periodo in cui il monitoring giocava maggiormente un ruolo. In particolare c'è una componente IRP che è una positività aumentata attorno ai 400 millisecondi, ma dura parecchio, parecchie centinaia di millisecondi, che può essere un marker di monitoring rispetto al non monitoring. E questo è un risultato IRP consistente con altri risultati in letteratura. Per quanto riguarda l'fMRI,
Abbiamo visto che un'analisi di congiunzione di monitoraggio di facce versus compito di controllo, monitoraggio di utensili versus compito di controllo, mostrava attivazioni bilaterali frontoparietali come quelle che appunto vedete nel grafico. Tuttavia abbiamo poi utilizzato l'ampiezza di questo potenziale evocato come regressore per vedere appunto quali di queste aree fossero specificamente legate al periodo di monitoring, e in questo caso vedete che, scusate, almeno per le facce si ha una lateralizzazione prefrontale e parietale destra. Purtroppo la parte invece riguardante gli utensili ha dato risultati nulli, quindi non siamo riusciti a rispondere al secondo quesito, appunto se la lateralizzazione a destra dipendesse o meno dal materiale utilizzato. Ci viene in questo caso in soccorso la letteratura. Altri infatti sono riusciti a dimostrare statisticamente come il monitoring anche di materiale tipicamente elaborato dall'emisfero sinistro come materiale verbale richieda la corteccia prefrontale laterale di destra. In questo vecchio studio PET, per esempio, un altro gruppo ha trovato che stabilire quale di due parole pronunciate era compatibile semanticamente con un'altra parola, o stabilire quale di due parole pronunciate avesse lo stesso numero di sillabe di un'altra parola, è uno studio PET, mostrava lateralizzazione a destra quando queste parole presentate acusticamente erano degradate dal punto di vista percettivo rispetto a quando le parole venivano presentate in modo chiaro. Quindi per stimoli con debole evidenza percettiva, la corteccia prefrontale di destra, quando si devono prendere delle decisioni, si attiva nonostante si tratti di compiti, diciamo così, grammaticali, fonologici o semantici. Questo altro studio è ancora più carino, è uno studio del gruppo di Roberto Cabeza. In questo studio si chiedeva ai partecipanti di compiere un compito verbale, quindi il recupero amnestico di parole, metà delle quali erano state già studiate in una lista precedente, l'altra metà erano parole nuove, oppure un compito visuo-percettivo, e quindi stabilire in questo caso se la superficie verde fosse maggiore o minore rispetto alla superficie arancione. La cosa interessante è che dopo la decisione si chiedeva ai soggetti di valutare la propria confidence, il proprio grado di fiducia nelle risposte date. Ecco, in questo caso, per entrambi i domini, verbale e percettivo, quando la confidence era bassa, si attivava maggiormente la corteccia dorsolaterale prefrontale di destra, oltre alla corteccia cingolata anteriore. Quest'ultima però correlava anche con il comportamento, quindi con i tempi di risposta più lunghi, probabilmente quindi qui un account legato alla difficoltà del compito sembra essere più pregnante per la corteccia cingolata anteriore. Invece io interpreto i dati sulla attivazione della corteccia dorsolaterale prefrontale di destra, indipendente dal compito, dicevamo, come dovuti appunto a questo monitoring, un processo che è valutativo e valuta evidenze deboli, quindi quando si ha bassa confidence, sia in ambito per esempio verbale che in ambito visuo-spaziale. Qua mostro proprio uno screenshot di vari studi condotti nel nostro laboratorio con fMRI, e si vede a colpo d'occhio come, indipendentemente dai compiti e dai materiali utilizzati, contrasti fMRI che cerchino di rilevare criterion setting e monitoring mostrino lateralizzazioni prefrontali più sinistre e più destre rispettivamente. Alcuni studi li ho già presentati, altri non li presento per motivi di tempo, ma c'è una review uscita quest'anno che magari potrebbe essere un modo per approfondire il discorso. In questo altro studio neuropsicologico abbiamo cercato, come dire, supporto causale a questo modello di lateralizzazione di criterion setting e monitoring, somministrando dei compiti computerizzati che, pur essendo semplici perché dovevano essere compatibili con la somministrazione a pazienti con cerebrolesioni, richiedevano appunto i processi di criterion setting e monitoring a pazienti con tumore prefrontale.
Abbiamo quattro gruppi, pazienti prefrontali sinistri, con tumore prefrontale destro, pazienti con tumore che non riguardava il lobo frontale e poi un gruppo di persone neurologicamente intatte, matchate appunto per caratteristiche demografiche. I tipi di compiti che abbiamo somministrato erano dei compiti che strutturalmente erano dei go-no-go. In un caso, per esempio, vedete qui un compito di identità di lettere, si chiedeva ai partecipanti di rispondere a, per esempio, alla E e non rispondere alla A, molto semplice. L'altro era un compito in cui le lettere rimanevano comunque gli stimoli, ma i partecipanti dovevano focalizzarsi sulla posizione nello spazio, rispondi se la lettera compare in alto, non rispondere se la lettera compare in basso. C'era un terzo tipo di compito, che era un compito for period, che se pensate un attimo è molto simile strutturalmente a un go-no-go, perché lo stimolo warning richiede una certa inibizione di risposta, come si vede anche da evidenze EMG, per evitare falsi allarmi, evitare anticipazioni, e invece il target richiede poi la risposta ed è assimilabile a un compito go, anche se in questo caso la sequenza è molto prevedibile perché a un no go subito dopo corrisponde un go, anche se per tempi variabili. Ecco, abbiamo somministrato questi tipi di compiti a quattro gruppi di ai quattro gruppi appunto di pazienti di cui vi parlavo prima. Questi sono i risultati, sembrano complicati ma adesso vi guido passo passo. I pazienti prefrontali sinistri avevano problemi sia in termini di aumentati falsi allarmi ai no-go, quindi rispondevano quando non dovevano rispondere, e in termini di non risposte agli stimoli go, non rispondevano quando invece dovevano rispondere. I pazienti prefrontali destri mostravano invece maggiori omissioni ai target, si dimenticavano, diciamo così, di rispondere ai target. Analisi ispirate alla Signal Detection Theory hanno mostrato appunto che i pazienti prefrontali sinistri avevano un più basso di primo, e mentre i pazienti prefrontali destri avevano un bias di risposta più verso la non risposta. Un'analisi esplorativa voxel lesion symptom mapping ha mostrato appunto che le aree critiche per questi due tipi di deficit erano rispettivamente per il di primo la corteccia prefrontale ventrolaterale, un po' dorsolaterale di destra, ma soprattutto appunto le connessioni di sostanza bianca sottostante. Per quanto riguarda il bias nel non rispondere, si avevano più ruoli causali di regioni prefrontali mediali e ventrali. Non riesco a capire dove sono. Ecco. Quindi i pazienti con lesioni prefrontali sinistre avevano problemi nel selezionare le risposte, perdevano il criterion setting e quindi non sapevano più quando rispondere, quando non rispondere, basso di primo. I pazienti prefrontali destri, anche se in questo caso erano più mediali, avevano problemi di, possiamo dire, fluttuazioni di vigilanza, che è un costrutto abbastanza vicino al monitoring. Torniamo agli studi su Sani. La domanda solita a cui stiamo cercando di rispondere è se la lateralizzazione nella corteccia prefrontale sia dovuta al dominio contenuto o al processo. Se il processo è il fattore chiave, allora dovremmo avere la possibilità di trovare evidenze per l'esistenza di un'architettura cognitiva che sia compatibile con questa ipotesi, applicando per esempio l'analisi fattoriale. E a tal fine abbiamo testato soggetti sani con una batteria comprensiva di compiti computerizzati dai quali potevamo estrarre appunto indici di criterion setting e indici di monitoring, che, coinvolgendo appunto domini e materiali diversi, verbali, visospaziali, eccetera, che sappiamo in generale essere lateralizzati. In tal modo eravamo in grado di contrastare direttamente un modello basato sui processi rispetto a un modello puramente basato sul dominio per l'organizzazione delle funzioni esecutive. Notate bene che compiti classicamente trattati come inibizione cognitiva, come lo STRUP, sono qui trattati insieme al task switching, per esempio, assumendo che entrambi coinvolgono criterion setting.
in quella definizione di criterion setting come capacità di settare, selezionare flessibilmente le regole, ma anche inibire magari rappresentazioni e associazioni che non sono appropriate nel momento in cui va svolto il compito. Ecco, un'analisi fattoriale svolta da Ettore Ambrosini, in particolare confermativa, mostra che la prestazione nei vari compiti era organizzata più secondo il processo, criterion setting versus monitoring, e indipendentemente dal dominio cognitivo. Quindi, ecco, indici di criterion setting da un lato e indici di monitoring dall'altro. Vedete qui altri modelli alternativi, un modello interattivo che sembrava spiegare anche questo abbastanza bene i dati, in cui non solo il fattore processo, criterion setting versus monitoring, ma anche il fattore dominio verbale o comunque dominio sinistro versus dominio destro interagivano tra loro. Tuttavia questo modello non solo è più complesso, ma anche aveva dei misfits a livello statistico, per cui l'abbiamo scartato. Anche il modello, diciamo, di puro dominio, in cui i compiti e gli indici sono stati divisi per i compiti verbali e i compiti non verbali, non spiega il modello altrettanto bene. Un modello unitario, che abbiamo preso in considerazione anche alla luce, per esempio, dei dati di Miak e Friedman, no? Che mostrano che c'è un fattore unitario esecutivo che spiega la prestazione, anche questo spiegava peggio i risultati rispetto al modello appunto di criterion setting e monitoring, e quando questi due processi vengono totalmente ortogonalizzati il modello regge comunque. Quindi si tratta di due processi indipendenti di divisione, diciamo così, del lavoro per spiegare in questo modo la varianza nella prestazione di tutta una serie di compiti cognitivi e in soggetti sani. Ecco, passiamo ora all'altra parte. Studi precedenti hanno mostrato che ci sono pattern di correlazioni di attività spontanea, riposo, no? Nei network cerebrali che sono generalmente preservati durante i compiti e possono spiegare la prestazione appunto dei soggetti nei compiti. Quindi si tratta di studi di differenze interindividuali. La differenza, la domanda adesso che ci ponevamo è se esistono asimmetrie emisferiche prefrontali anche non quando si stanno svolgendo dei compiti, ma a riposo. E se fosse così, se queste asimmetrie fossero in grado di spiegare le differenze interindividuali nelle prestazioni in compiti di funzioni esecutive. Anche qui il lavoro maggiore l'ha svolto Ettore, appunto, Ambrosini. Cominciamo con uno studio sullo STRUP, perché lo STRUP l'abbiamo già spiegato. Ecco, in questo caso avevamo sia uno STRUP di natura verbale, il classico STRUP parola colore, che uno STRUP di natura spaziale, molto simile dal punto di vista strutturale, ma il compito era totalmente spaziale. In questo caso abbiamo cercato di operazionalizzare una misura di lateralizzazione emisferica calcolando la differenza destra-sinistra del rapporto di potenza fra oscillazioni beta e alfa, che studi fMRI mostrano essere correlati ad attivazione BOLD in varie aree cerebrali in resting state. Questo indice è stato calcolato con analisi di sorgenti basate su regioni di interesse in 150 regioni di interesse destre e sinistre. Quindi i valori di asimmetria beta su alfa più positivi rappresentano in questo caso un'attività a riposo più lateralizzata verso destra e viceversa per valori negativi. Ecco, per quanto riguarda la prestazione nel compito STRUP, veniva spiegata in questo modo. Attività EEG beta su alfa lateralizzata maggiormente a sinistra prediceva costi di STRUP ridotti, quindi migliore prestazioni, in regioni che includono, tra l'altro, il giro frontale medio, sia nello STRUP verbale che in quello spaziale. Quindi queste sono analisi che resistono ai due domini. Abbiamo fatto lo stesso tipo di lavoro con tre compiti che stressavano il monitoring.
quindi il classico for period, un compito di monitoring spaziale in cui bisognava monitorare delle posizioni particolari di parole in 3D, pitch o roll, e un compito di natura verbale grammaticale sulle stesse parole. Applicando la stessa misura di lateralizzazione prefrontale a riposo, anche qui abbiamo visto che i soggetti con maggiore lateralizzazione dell'attività intrinseca, in questo caso a destra, che includono tra l'altro il giro frontale medio, oltre a regioni limitrofe, erano più capaci di monitorare informazioni rilevanti con minori costi di monitoring, minori costi comportamentali rispetto a chi era lateralizzato più a sinistra. Notate la consistenza di questa diciamo correlazione tra i tre domini, verbale, spaziale e, come dire, e temporale. Ecco, abbiamo poi cercato di capire se all'interno dello stesso gruppo di soggetti indici di criterion setting e monitoring potessero essere predetti in modo diametralmente opposto, da correlazioni opposte, da questi indici di asimmetria emisferica. In questo caso abbiamo utilizzato tre compiti di task switching, un classico compito colore forma, un compito di natura spaziale, un compito di natura verbale, e abbiamo poi estratto misure composite di switch cost, che è quel costo che paghiamo quando dobbiamo cambiare regola dal trial precedente al trial successivo, e che noi operazionalizziamo come un modo di settare i criteri di risposta, è un processo fasico, oppure nell'altro tipo di indice, il mixing cost, calcolato come differenza di prestazione quando bisogna ripetere la stessa regola da una prova all'altra nel contesto di switch, rispetto a quando bisogna ripetere una regola rispetto al trial precedente in un contesto di compito singolo. Nel contesto di switch, ovviamente, c'è un processo tonico di mantenimento delle regole a mente, quindi nella memoria di lavoro, e di monitoraggio, per cui queste regole devono essere applicate in modo corretto durante appunto tutto il blocco. Quindi in un caso task switching come misura, switch cost come misura di criterion setting, l'altro il mixing cost come misura di un processo più tonico affine al monitoring. Ecco, in questo caso, scusate ma le slide sono totalmente sfasate, ecco, la sola regione di interesse che sopravviveva a un'analisi di differenza di correlazioni tra comportamento e lateralizzazioni per il switch cost e il mixing cost era appunto, al solito, la corteccia dorsolaterale prefrontale che qui vedete rappresentata, per cui i soggetti lateralizzati più a destra avevano minori mixing cost, i soggetti più lateralizzati a sinistra avevano minori switching cost. Abbiamo anche visto che per i mixing cost è rilevante fascio di sostanza bianca nel genu del corpo calloso, indicando appunto che probabilmente si tratta di processi che richiedono attivazioni o comunque dialogo tra le due cortecce prefrontali. Allora, asimmetrie emisferiche prefrontali a riposo, come visto da analisi spettrale EEG, sembrano predire in modo significativo differenze interindividuali nella prestazione delle funzioni esecutive, con il criterion setting a sinistra e monitoring a destra. In alcune regioni questo è aspecifico, quindi indipendente dal compito e dal materiale specifico utilizzato. In particolare la regione dorsolaterale prefrontale è importantissima in questo caso in termini di generalità
rispetto al compito, e infatti vari studi hanno mostrato che abbia un ruolo integrativo addirittura maggiore di regioni più rostrali o posteriori, e che abbia un ruolo appunto domain general, soprattutto nell'emisfero sinistro, ma abbiamo visto che per il monitoring questo si verifica anche nell'emisfero destro. Quanto tempo ho? 5 minuti, va bene. Abbiamo cercato di analizzare in modo più accurato il dialogo tra le due cortecce prefrontali, cercando di studiare la connettività omotopica. La connettività omotopica riflette il grado di sincronia funzionale nell'attività spontanea tra voxel omologhi e dei due emisferi. Applicando questa analisi, anche alla luce di quando abbiamo trovato, per esempio, negli studi di resting state EEG, in cui a maggior bias asimmetrico verso un lato della corteccia prefrontale corrisponde migliore prestazione esecutiva di un certo tipo, ovviamente si tratta di analisi molto diverse, quindi uno potrebbe in base a quello prevedere che i soggetti con minore omotopia funzionale nei network frontoparietali abbiano prestazioni migliori in misure appunto di criterion setting e monitoring. Qua abbiamo appunto la pipeline, dati fMRI a riposo, preprocessati, da questi si è estratto il network frontoparietale attraverso un'analisi di componenti indipendenti e anche misure di omotopia funzionale tra voxel omologhi all'interno di questo network e anche all'interno di network di controllo del linguaggio. Le mappe funzionali così estratte e venivano poi correlate con la prestazione comportamentale, i mix cost e gli switching cost. Questi sono i risultati che siamo riusciti a ottenere. Abbiamo trovato parziale conferma delle nostre ipotesi, almeno per i mixing cost, più alti in soggetti che avevano maggiore omotopia in alcune regioni frontoparietali, diversi a secondo che si utilizzava un intervallo Q target lungo, in questo caso parietale, o breve, in questo caso appunto giro frontale superiore. Questo non era presente per il network di controllo del linguaggio, quindi una divisione del lavoro in resting state a livello frontoparietale sembra essere più funzionale, ma ovviamente servono più studi, per esempio anche dovuto al fatto che le tipiche regioni del giro frontale medio che ho mostrato negli altri studi non mostravano risultati appunto di correlazioni significative con il comportamento, neanche quando l'ICA per estrarre il network di interesse veniva svolta con soglie di significatività meno restrittive per includere anche aree più dorso e ventrolaterali. Applicazioni ce ne possono essere tante, per esempio, adesso devo saltare perché il tempo è quasi finito, devo sceglierne uno dei tre, quale vi piace di più? Sì, in 2 minuti. Ecco, vi mostro un fallimento, quindi il secondo tipo di applicazione. Lasciamo lo studio di Vincenza, purtroppo. Allora, partiamo dal fatto che, come abbiamo mostrato nel nostro lab, la frequenza naturale di oscillazione della corteccia dorsolaterale prefrontale è il beta alto, nello specifico attorno ai 18-20 Hz, quando questo viene comparato statisticamente con la frequenza appunto di oscillazione naturale della corteccia occipitale, che invece è l'alfa. Come facciamo a studiarlo? Tramite single pulse TMS e con registrazione elettroencefalografica. Ecco, abbiamo dunque anche visto che negli studi di resting state EEG la lateralizzazione prefrontale, come dicevamo, più beta, meno alfa, era in grado di spiegare differenze interindividuali nella prestazione. Quindi abbiamo ipotizzato che se durante un compito esecutivo, come quello dello strup spaziale, si favorisce il ritmo beta a ridosso dell'onset del bersaglio da processare, dello stimolo, tramite ad esempio il fenomeno dell'entrainment con la TMS ripetitiva, questo avrebbe potuto favorire la prestazione nelle condizioni critiche, in questo caso i trial incongruenti. Purtroppo in questo studio pilota con 6 soggetti abbiamo ottenuto risultati assolutamente nulli sotto tutti i punti di vista.
Per esempio, non è stato osservato nessun entrainment sistematico in beta da TMS ripetitiva. I soggetti non hanno migliorato la loro prestazione in funzione delle condizioni di stimolazione. TMS ripetitiva in beta a sinistra, a destra, una TMS in cui la stimolazione aveva lo stesso numero di impulsi ma era aritmica, o la SHAM, e in realtà era più forte e consistente la modulazione task relata, e quindi aumento di potenza in teta e desincronizzazione alfa e beta, come vedete nel grafico appunto in alto a sinistra. Ultimo snapshot, poi mi taccio. Con la pandemia non abbiamo potuto raccogliere molti dati, ma si potevano eseguire delle review. Con Giada Viviani, qui presenti, abbiamo svolto una review sistematica che siamo riusciti appunto a svolgere anche durante il lockdown sulle potenzialità del neurofeedback nel, diciamo così, favorire peak performance nelle funzioni esecutive. Il neurofeedback è una tecnica appunto promettente che consente all'individuo di apprendere a modulare la propria attività cerebrale per ottenere miglioramenti cognitivi e comportamentali tramite appunto un feedback visivo delle onde che si vogliono modulare. Ci siamo chiesti se ci siano evidenze che tramite il neurofeedback si sia riusciti in letteratura a migliorare mai le prestazioni in funzioni esecutive di soggetti adulti sani. Perché uno studio potesse essere classificato come di successo, doveva riportare sia una capacità di modulare appunto le frequenze target del neurofeedback, che appunto un effetto del training sulla prestazione nelle funzioni esecutive. Le funzioni, le frequenze prese in considerazione dalla ventina di studi che siamo riusciti ad estrarvi erano theta, alta e beta. I compiti esecutivi più usati erano task switching, inibizione, memoria di lavoro. Vedete qui che c'è un altro rischio di bias calcolato con appunto l'indice Robbins 1, per esempio bias dovuto a deviazioni dalle interventi voluti, bias dovuto a come si trattavano i dati nulli, eccetera eccetera. Ma quello che più mi preme sottolineare è che quasi nessuno studio ha mostrato successo appunto nell'utilizzare il neurofeedback per modulare le funzioni esecutive. Qualcosina di più ottimistico sia per i protocolli theta, ma gli alfa e i beta non sembrano essere di successo. Volevamo fare uno studio simile, appunto modulando il beta su alfa, proprio per gli studi che abbiamo condotto con l'EEG a riposo, ma già questo tipo di panoramica ci rende pessimisti su questa possibilità. Quindi, giusto per riassumere, il modello di asimmetrie emisferiche prefrontali delle funzioni esecutive che ho presentato, criterion setting a sinistra, monitoring a destra, è un modello brain inspired che è nato da studi neuropsicologici su pazienti svolto dai magnifici 4 Stas, Challis, Picton e Alexander, dal quale siamo riusciti a fare delle previsioni testabili che poi possono essere corroborate sia in pazienti con cerebrolesioni che in controlli sani con una moltitudine di tecniche e approcci che spaziano dalla psicologia sperimentale alle neuroscienze. Ci sarà sicuramente da continuare a lavorare in questo fronte, raffinando per esempio in termini di modelli computazionali sottostanti il modello stesso, e quindi ci sarà tanto da divertirsi in futuro. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio anche i miei collaboratori passati e presenti. Io ringrazio te, Antonino, per questa bellissima lecture, interessante, piena veramente di stimoli per tutti quanti. Non abbiamo tempo, mi dispiace, per domande diciamo pubbliche, però sono sicura che esatto, chiunque abbia interesse o delle curiosità specifiche, il professor Vallesi è qui a rispondere alle vostre domande. Lo ringraziamo ancora e lo salutiamo. Grazie a voi. Grazie.